La montagna è da sempre fonte di ispirazione per gli uomini, ma è anche sinonimo di pericolo. Frane, fulmini, nebbie improvvise, valanghe, crepacci, ogni anno pretendono un pesante tributo di sangue. Per questo la calma che regna nella base operativa del nucleo elicotteri è solo apparente. Oggi in squadra. Bruno, pilota, più di 8.000 ore di volo. Salvatore, tecnico verricellista e soccorritore. Sandro, elisoccorritore e guida alpina. Francesco, infermiere. Stefania, medico anestesista e rianimatore. Siamo decollati per Campo Grosso, le coordinate ce le abbiamo già. L'unica cosa è se c'è qualcuno del suo consiglio. A parte la selettiva, ci chiamano per un intervento fuori provincia. Abbiamo una coordinata GPS dalla centrale di Verona che ci indica il rifugio Campo Grosso. Avete capito le condizioni sanitarie che io non sono riuscita a sentire? Frattura posta di femore. E ci dicono che un alpinista è caduto lungo una ferrata e che ha una frattura di femore esposta, ma non abbiamo altre informazioni circa lo stato di coscienza, per esempio, che per noi è sicuramente un'informazione molto importante. Una frattura esposta di femore può comportare un'emorragia anche mortale. Oggi sarà la velocità a fare la differenza fra la vita e la morte. Sì, Bruno, sono Andrea. Ah, ciao, sapete dell'intervento del Campo Grosso? Negativo, non ho nessuna notizia. La centrale stessa non riesce a fornirci indicazioni più precise per quanto riguarda il target. Un maggior numero di informazioni significa precisione e quindi velocità. Per questo Salvatore cerca di mettersi in contatto direttamente con l'infortunato e i suoi compagni di cordata. Pronto? Siete voi che avete chiamato per il soccorso, pronto? Salvo riesce a mettersi in contatto telefonico con il chiamante. Sì, vi sento. Allora, siamo davanti alla parete del Bastelan, parete est. Il chiamante per interfono riesce ad indicarci la parete che guarda verso est del monte Baffelan. Non ci dà una quota, non ci dà il nome della via. Siamo una moto che sta circolando una sacca rossa. Sono sul pulpito? Sul pulpito, hanno detto, sì. Ora aumenta, siamo nella... Ci dice dove si trovano, ci dice che sta sventolando una giacca, ci dice che ci sta sentendo, che ci sente sempre più forte. La comunicazione si fa sempre più confusa. Andrea, aspetta, tutta una linea. Mentre il tempo scorre inesorabile, la comunicazione si interrompe. Ristabilire la comunicazione è indispensabile. Provo a richiamare. Trovare in fretta il ferito significa evitargli un'emorragia. La pressione su Bruno e il resto della squadra aumenta di minuto in minuto. Parete Est, il Baffelland è questo. Pensa qua che abbiamo la nostra sinistra. Ah, aspetta un attimo, ce li abbiamo adesso a ore 3. Sono loro? I tre escursionisti individuati dalla squadra corrispondono alla descrizione. Le coordinate sono corrette, ma non si tratta della cordata in pericolo. Anche qui sotto ce ne sono altri, ma non facevano segno. La parete è piena di cordate perché in questo momento, grazie alle temperature più miti, è una parete molto frequentata. E forse siamo giusti così. Per fortuna la comunicazione riprende. A 300 metri dal target. Pronto? Ecco, silenzi. Giacca rossa, giacca rossa. La parete è est. Guardate sotto, ci siamo. Ok, Bruno. Giacca rossa. A ore 9 sotto di noi c'è uno che sventola. Allora mi giro. Mi giro e sotto di noi, 50 metri sotto. Adesso Bruno deve trovare la strategia migliore per avvicinare il più possibile la V-139 alle infide pareti del Baffelan. Ci avviciniamo alla parete, vedo che il ferito non è raggiungibile con poco cavo al vericello. Sopra può sempre sganciarsi una pietra, piccola, grande che sia, è lì da milioni di anni, però mentre che un momento si stacca. E se si stacca, si frantuma sopra di noi, sopra il rotore, diventa pericolo. Bruno, Ehi. Forse è meglio che vado giù io e poi mi mandi giù l'equipe sanitaria facendo i vericelli.
te, va bene. Scende Sandro per primo, questo perché il posto dove andremo a lavorare è uno spazio piuttosto ristretto. Con la V139 che si avvicina paurosamente alla parete del Buffalan, è il momento di entrare in azione. Ok, apro la porta. Sandro è pronto a sfidare il baratro di 200 metri che si apre sotto di lui. Dovrò stare fuori un po' dalla parete perché qua... Sì, ho visto. 70 metri di verricellata richiedono grande addestramento e concentrazione. Ma puoi lasciare anche un po' più basso, Bruno. Bruno avvicina il più possibile alle pareti del Buffalan la V139, fino quasi a sfiorare la roccia. Il cavo che scorre tra le mani di Salvatore è estremamente sensibile. Un gesto di pochi millimetri è in grado di spostare Sandro di parecchi metri, mettendo a repentaglio la sua vita e l'integrità stessa dell'elicottero. Ok, ancora un po'. Ancora un po', ancora 5, avanti. Ok, mantieni. Ok, è giù. Dimmi quanto gancio libero. Ok, vado via. Ora, vai indietro, coda libera. Ok. Loro intanto preparano, tanto lui prepara la sosta. Il sangue sulla roccia fa temere il peggio. Sul punto di sbarco ci sono i compagni del ferito. Alcuni di loro mi porgono un pezzo di corda per autoassicurarmi. Ok, questa mi confermate che è a posto. È legata alla sosta. Chiami sta roba? È precipitato da un tiro di arrampicata, è precipitato sotto il punto di sosta principale, una grossa perdita di sangue da una gamba e una frattura esposta, insomma, abbastanza importante di un femore. Quella totale confermo frattura, femore esposta, hanno già tamponato la ferita, la persona ha male anche una spalla, si sta preparando. L'osso è sicuramente rotto e un moncone delle due ossa è fuoriuscito dalla cute, vuol dire che la cute, la pelle si è tagliata e un pezzo di osso è fuori. Le mani, i piedi, le senti? E questa è una frattura sicuramente molto dolorosa che può aver tranciato dei vasi, può aver lacerato i muscoli. La preoccupazione di Sandro adesso si sposta dal ferito ai propri colleghi. Una verricellata a due non è uno scherzo. Sono fuori e sto passando lontano. Ok, pronti a calare. Vada pure, vado. Poi sono al pattino. Stefani e Francesco sono letteralmente nelle mani di Bruno e Salvatore. Avanti ancora. 10. Ok, stop avanti. Scendendo, l'idea che mi faccio è che il paziente è sveglio, sicuramente sofferente perché ha la gamba in una posizione che non è assolutamente naturale e che sarà un posto complicato dove immobilizzarlo. Il luogo dell'incidente è estremamente critico, ripido, su uno strapiombo di 200 metri e con un terreno molto instabile. Un solo movimento sbagliato potrebbe mettere in pericolo tutti i presenti. Il ragazzo infortunato si è spinto leggermente fuori via, è caduto, probabilmente per il cedimento di un appiglio, ha estratto una protezione mobile dalla roccia e è caduto direttamente sullo zoccolo erboso che precede la via. Voi dopo ci dovrete dare una mano, ragazzi? Siamo qua. Ci avviciniamo al ferito, cerco di raccogliere le informazioni su quello che esattamente è successo, anche perché appunto avevamo l'idea che stesse percorrendo una ferrata. Ti ricordi tutto? Sì. Allora, aspetta, devo fare un po' di cose e poi andare
quali fastidiosi, ma dobbiamo tirare fuori da qua. Ti faccio un po' di analgesia, perché immagino che tu abbia male. Sì, ho male alla gamba e poi ho sentito quando ho mosso la spalla. Capiamo che è precipitato da circa 20 metri, quindi quello che mi interessa è sicuramente la frattura, è la cosa più evidente, ma ho bisogno di capire se anche altri organi possono essere stati interessati da traumi. Per prima cosa, Stefania pensa a togliere il dolore. Decido quindi di posizionare un accesso venoso per fare una terapia antalgica, per togliere il dolore, perché ovviamente per immobilizzarlo, quindi metterlo sull'asse spinale, abbiamo bisogno di muovere l'arto fratturato. Ti lascerei il casco? Una frattura di questo tipo può portare a gravi complicazioni. Per questo la tempestività del primo soccorso da parte di Stefania e Francesco è fondamentale. La sensazione, la percezione del dolore e la manifestazione del dolore è molto diversa da persona a persona. Un'emorragia di questo tipo può portare anche alla morte. Effettivamente l'arto è fratturato il femore ed è effettivamente esposto. Ho avuto su un pacco di garze sterili, gli facciamo un bendaggio con la benda. Stefania ha i secondi contati. Stefania e Francesco sono alle prese con un alpinista che, nonostante una frattura esposta, sta dimostrando un incredibile sangue freddo. Insieme alla dottoressa cerchiamo di dare un occhio alla ferita. Vediamo che è una ferita profonda con l'esposizione dell'osso. Sandro mi dà una mano nel tenere la gamba mentre vado a medicare la ferita e andiamo a mettere una steccobenda alla gamba. In queste situazioni, la preoccupazione maggiore della squadra è quella di tenere stabile la lesione. La steccobenda e la barella spinale sono gli strumenti ideali per immobilizzare e spostare il ferito senza rischiare danni collaterali. Francesco, ti fa male così? No, fermo no. È tollerabile? Il paziente è sveglio, tranquillo, molto collaborante, glielo abbiamo detto. Allora, prova a raddrizzare la gamba sinistra. Dopo aver anestetizzato e immobilizzato il paziente, la vera sfida è portare il ferito nella posizione ideale affinché Bruno possa recuperarlo. Adesso qualcuno di voi deve andare là sotto a tenermela alta. Quindi venite giù. Chi è più comodo? Perfetto. Allora, l'importante è una cosa sola, che adesso ci muoviamo tutti quanti. Adesso ti assicuro, non ti preoccupare. Questa è una situazione intermedia che ci permette di muoverci liberamente sul terreno, ma comunque ci costringe a essere tutti, infortunato compreso, vincolati a una corda. Casomai cadesse un sasso dall'alto o uno si dovesse inciampare, evitando quindi cadute anche dei membri dell'equipe di soccorso. Muoversi su questo terreno friabile e con questa pendenza non è un'impresa semplice. Vai, passa dietro il dottore. Poi chiudimi tutte le tasche. Buon, calmissima. Perfetto, vai tranquillo. Il mio compito come tecnico di elisoccorso è quello di mantenere in sicurezza medico, infermiere mentre stanno operando sul paziente e chiaramente il paziente e i compagni del paziente stesso. Sì, sì, abbiamo guardato anche prima, non c'è sotto nessuno. Abbiamo chiesto la collaborazione di uno dei suoi compagni. Adesso tu dovrai prendere quella barella lì, appena lo carichiamo, alzarla verso l'alto, ok? Vado a renderla più piatta possibile. Allora, qui bisogna. Cercano via, ragazzi, tengo il collo, tu Sandro riesci a prenderlo? Sì. Al 3, 1, 2, 3. Ok. Alza, prendila sotto con tutte e due le mani. Ok. Piantati sotto con un ginocchio. Mani sei lì comodo tu adesso? Francesco, tranquillo. Ti sei messo alla base della barella e l'ha proprio fisicamente sollevata in modo che lui potesse essere piatto e noi potessimo legarlo. Io sono allungata in un posto strano. Sì, sì, adesso. Se vuoi puoi attaccarti qua l'omino. Mi stacchi che non vedo dove sono. Immobilizziamo il paziente, lo fissiamo bene perché dobbiamo trasferirci in elicottero col vericello, quindi è importante che il paziente sia ben fissato all'interno della barella. Una volta sedato, stabilizzato e assicurato lo sfortunato alpinista, per i soccorritori della squadra Charlie Charlie non è più solo questione di tecnica, esperienza e nervi saldi. È il momento di usare i muscoli. Adesso lo stanno mettendo nella barella spinale e poi con il vericello la recupereremo. Lo tiriamo avanti di poco alla volta, tipo 20 cm alla volta, ok? 1, 2, 3, via. Tu recupera là sopra, perfetto, bravissimo.
Voi adesso mettetevi comodi. In quel punto è impossibile vericellare in sicurezza, quindi ci portiamo leggermente a monte, in un posto più comodo dove possiamo mettere la barella in orizzontale. 3, 2, 1, su. Bravissimi. Con queste pendenze e questo tipo di terreno, guadagnare anche solo un centimetro costa sudore e fatica. Tu passa sotto e vai in testa, lo prendi per direttamente la testa. Sfruttando anche la mano d'opera dei compagni del ferito e degli astanti, riusciamo a portarlo leggermente più a monte. Bravissimi, recupera bene sta corda. Tieni la tirata. Adesso la testa va lì. 3, 2, 1. Gira, gira, gira. Il punto scelto da Sandro per farsi recuperare dall'elicottero è distante appena 8 metri dal luogo dell'impatto. Ma ci vogliono quasi 20 lunghi minuti per raggiungerlo. Un'impresa estenuante. 3, 2, 1, ancora in là. Benissimo. E a quel punto Bruno mi chiama e mi dice a che punto siamo. E gli dico, guarda, puoi decollare, puoi mettere in moto perché noi siamo pronti. Vabbè, siamo a un primo di essere pronti. Per me poi c'è andare se vuoi. Allora, anche rotazione con cordino confermi? Confermo, sono in linea lunghezza del vericello, vedo che sono più di 60 metri, dovevo mettermi per coda. Eh sì, eravamo sui 70 metri. Ok, perfetto allora. Ok, tanto preparo il vericello col peso. Bruno e Salvatore sanno che il recupero non sarà per niente facile. La risalita richiede grande coordinazione fra il pilota e il vericellista, oltre a una grande dose di concentrazione. Ok, ci sei quasi. Avanti, numero, cala 2. Confermo. Cala 2, giù. Magari aspetto... Gli ultimi 3 metri aspetto, dai un attimino, perché... Ok, destra 2. Ok, ce l'hanno. Ok. Buono la verticale. Ok, la cattura. Dietro uno per la verticale, eh? Sì. Guarda la sollevata. Coda libera. Ok, vai. Ancora uno. Alzo uno. Ok, libera da piccoli, puoi andare. Vai a disassare. Mi abbasso se vuole. Disassa. Mi abbasso, se sì. Sto ruotando, vai dietro, vai già. L'aria spostata dal rotore dell'elicottero batte contro la parete e innesca una pericolosa rotazione che, se protratta nel tempo, potrebbe portare danni cerebrali ai due vericellati. Ma grazie alla loro esperienza, con pochi gesti e un'ottima coordinazione, Bruno e Salvatore riescono a disinnescare la pericolosa oscillazione. Qua la metto in sicura. La gamiga di gatto dava la padula, si frega, no? No, oh, Bruno, io sono a posto così. Ok, lo prendo subito più freddo. Visto che il paziente è stabile e non ha necessità di un immediato ricovero, Bruno e Salvatore decidono di recuperare Sandro e Francesco. Ok. Ok, sono alla cabina quasi. In cabina. Porta chiusa. Andiamo allora. Ok. Ah, succarello. Via vericello. E andiamo. Avanti 95-15. Volevo per dirti che tra 10 minuti saremo al start a gara, 10 primi. Bene, a tutti i dati. Cos'è che gas va a star qua? Una frattura di femore esposta, scomposta, con un frammento giù per la gamba. Siccome la frattura era esposta, abbiamo trovato all'interno degli abiti un frammento osseo. Abbiamo recuperato il frammento, lo abbiamo immerso in soluzione fisiologica all'interno di un guanto sterile e l'abbiamo portato in ospedale con lui. Però durate no? Porco cane. Bravissimo, davvero. Abbiamo posto, girato, alzato, sistemato, non ha detto cavolo. Grazie a Bruno, Salvatore, Sandro, Stefani e Francesco e alla V-139 del nucleo elicotteri, dopo una prognosi di parecchi mesi, il temerario alpinista è tornato a scalare i suoi amati monti.